Oggi a Terza Pagina parliamo della collana dedicata ai libri della Bibbia dell'editrice PM, dove compare uno degli ultimi testi di Giulio Giorello, recentemente scomparso, l'intellettuale laico e erede dell'illuminismo che però era contrario ad ogni dogmatismo, compreso quello ateo e materialista. Per questo la sua lettura dell'Apocalisse è densa di significato, avviata com'è da una riflessione puntuale sulla lettera del testo ed aperta poi alle più stimolanti interpretazioni fornite nei millenni da autori appunto apocalittici, ma anche da scienziati in cerca del senso profondo del mondo come Newton, fino a riformatori accesi dalla fiamma dello sdegno come Lutero, Calvino o pensatori autoritari. Ma la lettura dell'autore termina nel solco del grande studioso francese Jean Guiton, che ricorda l'intento primario del testo giovanneo, cioè quello di una profezia poetica, una parola liberatrice contro ogni interpretazione a buon mercato di chi è incapace di esprimere, seppur con metafore, scrive l'autore, i tratti della futura Gerusalemme celeste. Ed ora per la musica andiamo a conoscere Marcella Carboni, una jazzista che usa uno strumento assolutamente insolito per il genere, vale a dire l'arpa. Nasce tutto dalla mia passione per il jazz, che viene prima dell'idea di suonarlo con l'arpa. Poi il fatto che io suonassi l'arpa, perché facevo il conservatorio, eccetera, è stato quasi un incidente, quindi ormai quello era il mio strumento. E ben venga, perché mi piace ancora. E quindi dal 98 in poi ho capito che invece questa cosa poteva avere senso, perché ci sono arpisti americani, la storia dell'arpa nel jazz non è ricchissima, però quei pochi che ci sono dal 1934, che comunque l'arpa ha un suo ruolo per quanto piccolo nel jazz, e io l'ho voluto fare perché è la musica che mi piace, la musica in cui io mi sento libera di esprimere me stessa, no? La libertà del jazz, altro che non è che la consapevolezza di alcune regole armoniche, ritmiche, che poi ti rende libera di improvvisare e di andare avanti a esprimere la tua musica. È tutto nato dall'idea di prendere in prestito l'idea di Magritte. Magritte è la pipa, la celebre pipa, questa non è una pipa, no, il quadro si chiama L'inganno delle immagini. L'inganno delle immagini io l'ho tradotto in inganno dei suoni. Quella non è una pipa, non si può fumare, non si può toccare. Questa non è un'arpa perché non è l'arpa dell'immaginario collettivo, non è l'arpa angelica e così amabile, è anche un'arpa che è graffia, che ha ritmo, che ha groove e poi anche un po' l'idea, questa non è un'arpa, è la mia voce, è il mio strumento e quindi la uso come sono io.